Secondo incontro in comune dopo quello di inizio novembre con la ditta che si occupa dell'installazione delle antenne di telefonia mobile nella città di Modica, un confronto resosi necessario dalle nuove installazioni e conseguente proteste nella zona del polo commerciale di Caidina, con la forte preoccupazione dei diversi comitati spontanei di cittadini che sono sorti in queste settimane dopo il primo caso in via Peppino Impastato. La ditta, dopo il confronto con il sindaco e con l'amministrazione comunale, si è data tempo una settimana per rivalutare, spiega il primo cittadino Maria Monisteri in un messaggio affidato ai social, i progetti in corso. È un segnale, prosegue la Monisteri, che accolgo come estremamente positivo, delle volontà di trovare una soluzione condivisa. Come amministrazione metteremo a loro disposizione spazi comunali per le antenne senza nulla pretendere, dimostrando così la nostra volontà di trovare la migliore soluzione per tutti. Passo dopo passo sono sicuro che troveremo il punto di accordo nel rispetto della legge, della nostra città e di quei modicani che con grande garbo ma con decisione e conoscenza delle cose hanno fatto sentire la loro voce. Tra quelli che hanno seguito fin dall'inizio la vicenda c'è anche il consigliere comunale PD Giovanni Spadaro, che ai nostri microfoni illustra l'esito del confronto. È stato un incontro intanto, voglio dire, chiarificatore, nel senso che l'amministrazione aveva chiesto appunto questo incontro insieme ai comitati per capire cosa si poteva fare. Quindi abbiamo parlato con l'azienda e loro, dopo un'interlocuzione tra amministrazione e loro e quindi anche consigliere comunale, visto che era l'unico dell'opposizione che rappresenta anche il 6 novembre, si è deciso che si prendevano 6 giorni di tempo per vedere di poter guardare bene dove hanno allocato le antenne, se c'è la possibilità di spostarli su siti che propone il comune, quindi dell'amministrazione, su siti comunali, quindi, perché ripeto, come ho sempre detto fin dall'inizio, non sono contro le antenne, ma se c'è la possibilità di allocare l'antenna, che ripeto, per legge vanno messe, quindi perché dallo Stato sono indicate come pubblica utilità, quindi vanno inserite, vanno messe in ogni comune. È anche vero che però il comune può avere la disponibilità e possibilità di dire qui c'è un problema, mettiamola da questa parte, che è anche un sito comunale, ti do io l'autorizzazione, quindi non c'è problema, e cercare di collimare le due soluzioni, ripeto, quello del comune che deve salvaguardare i propri cittadini e quello dell'azienda, ripeto, che è anche vero, hanno i loro interessi e quindi sono autorizzate e tendono a autorizzare a mettere le antenne nei posti che a loro servono.